relazione tra design e cucina è secondo me la cosa più importante, perché è quello che mi aiuta a sostenere la qualità del mio cibo. Gli arredamenti, se parliamo di tavole e sedie, il design è mio. Questo modo di mettere, di vedere il tavolo, tipo il tavolo da scuola di una volta dove c'era sottobanco per mettere i libri. Qui mettiamo il tovagliolo e poi c'è un appoggio oggetti. Mi piace molto l'idea del touch, del tocco, è parte molto del nuovo modo mio di vedere la cucina, di vedere l'accoglienza, e credo che sia un punto su cui partire, su cui immaginare il nostro futuro per la convivialità. Qui ho studiato apposta le due prese come se fossero queste, e questa è l'azione, dove non è volgare perché la lingua non si vede davanti, quindi nel momento in cui io faccio così prendo tutto quello che è il concentrato di un piatto, di un qualsiasi piatto. Sono tanti piccoli pezzi che ricordano i passaggi della mia vita, no? Quindi molta semplicità, non più tavole barocche, tavole piene di roba, ma tavole fatte con legno puro, soprattutto con un design di utilità. Il piatto icona del Do potrebbe essere la cipolla caramellata, che è il primo piatto che abbiamo fatto, dove l'equilibrio dei contrasti è all'ennesima potenza, cioè dolce, salato, morbido, croccante, caldo, freddo. Quindi tutti questi shock up and down che sono calibrati e hanno un giusto equilibrio riescono a dare uniformità a un piatto buono.